è di 27.000 metri quadrati, l'equivalente di 4 campi di calcio. L'area consegnata all'impresa che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione della cittadella scolastica di Pomigliano d'Arco, la prima cittadella dell'area metropolitana di Napoli, una delle più grandi d'Italia. Alla presenza del consigliere delegato alla scuola della città metropolitana, Domenico Marrazzo, sono stati dunque firmati i documenti di consegna e ultimate le operazioni per l'avvio dei lavori. Si procederà ora con una rapida bonifica dell'area, così come previsto dalla normativa, per poi dare luogo alle attività di scavo. La scuola non presenterà un unico edificio, ma si articolerà appunto come una cittadella. Saranno 6 infatti corpi di fabbrica collegati tra di loro da un forum, una vera e propria piazza coperta da una struttura in vetro colorato, capace di far penetrare la luce solare, creando diverse atmosfere durante il corso della giornata. È una bellissima pagina per il territorio, è una bellissima pagina soprattutto per gli studenti, e devo ringraziare in particolare il delegato Marrazzo, tutto il Consiglio Metropolitano e anche il Sindaco dei Magistris. La cittadella sorgerà in via Nazionale delle Puglie, in un'area strategica ben connessa al centro di Pomigliano e al suo hinterland, attraverso le infrastrutture viarie e ferroviarie, oltre che mediante una serie di percorsi pedonali che la rendono facilmente raggiungibile dai principali luoghi della città. Oggi è una bella giornata perché oltre ad essere un'opera, diciamo, che va a riqualificare un territorio, come vede qua è un'area un po' abbandonata, va a risolvere quello che è un problema grosso che aveva la città, di avere delle scuole in vicinanza e quindi con grandi problemi di parcheggio e di viabilità, quindi ci va a risolvere anche dei problemi urbanistici non indifferenti. 4 edifici sono destinati ad ospitare le aule didattiche, mentre gli altri 2 padiglioni sono dedicati, uno alla palestra e uno ad un auditorium da 200 posti. Prevista anche un'area sportiva esterna e saranno circa 5.000 i metri riservati al verde attrezzato. Certamente sarà una delle cittadelle più grandi d'Italia, in quanto ci saranno oltre 100 aule didattiche, oltre 20 laboratori, 2 palestre, quindi riceverà una platea di oltre 2.500 studenti. Era molto attesa da tanti anni, nel 2016 abbiamo rifinanziato questo progetto, finalmente oggi si apre il cantiere e per l'anno scolastico 2021-2022 apriremo i battenti agli studenti. Si può parlare altresì di una vera e propria cittadella green. Sono previste le più moderne tecniche costruttive, sono previsti pannelli fotovoltaici, la struttura è per l'efficientamento energetico, quindi sarà una cittadella scolastica all'avanguardia. L'opera sarà realizzata con il più grande investimento fatto finora dalla città metropolitana in ambito scolastico. È un investimento di oltre 22 milioni di euro che comporterà la riduzione di fitti passivi per 1 milione di euro l'anno. Ed è in linea con il trend dell'abbassamento dei fitti passivi che stiamo avendo da quando si è insediato il Sindaco dei Magistris. Dai 15 milioni del 31 dicembre 2014 siamo passati al 31 dicembre 2018 a 9 milioni 400 mila euro di fitti passivi, quindi c'è una riduzione di oltre il 33%.